si vuole che tu si pensi in tuo studio? Beh, è un progetto di design, abbiamo un progetto di design che è una seduta per pianoforte, avete visto i nomi dei giornalisti? Simone Gruzzi, diverse righe, e poi Ezio, e la tua, il tuo sgabello, si chiama così? Per quello in cui vado in giro. Sgabello 12 si chiama, progettato apposta per suonare meglio, ma nel senso con minor fatica, quindi appunto meglio. È nato da un vostro progetto insieme? Sì. Da una condivisione, soprattutto da un'amicizia profonda. Un dialogo che è partito a Piazza Fontana. Simone, a te, tu sei pianista, ma perché no? Un dialogo che è partito quando è partito, poi ha perso la macchina, poi ha perso il capello, non ne posso più. Ma me ne posso di cosa? La tua altezza ideale è questa, che è un po' più di quella che si deve essere usata, no, è quasi il doppio di quella che normalmente poi fa 20 centimetri più di questo vostro sgabello, che è uno sgabello, io lo chiamo sgabello, lui seduto, un altro sgabello, anche per l'altro sgabello, sì, lui è andato, ovviamente è seduto, perché provoca un modo di sedersi, per me a me pensiero di chiamare a volte viene fornito con lo sgabello, sì. Allora io quella scuola lì, ci vuole uno sgabello, ha una forma tra l'altro particolare, così parlando di design, è design puro questo qua, è emersa questa forma dal vostro dialogo. Quindi, ancora, già,